io sono Cristiano Randieri. Innanzitutto volevo ringraziare l'ingegnere Mineo per avermi invitato e per avermi dato la possibilità quindi di esporre quella che è la mia esperienza, che penso sia singolare e volevo esporre un po' a tutti. Io vengo sia dal mondo della ricerca che dal mondo dell'imprenditoria, nel senso che per quanto riguarda la ricerca e innovazione l'ho avuta sempre nel sangue, cioè sin da piccolo sono stato portato per portare avanti delle idee. Faccio un breve excursus di quello che è stata la mia esperienza molto sintetizzata. A un paio d'anni dalla laurea inizio a fare tesine che poi diventano pubblicazioni scientifiche, vado avanti e mi rendo conto che l'università mi dà purtroppo poco in termini di laboratorio e quant'altro, e mi sposto all'Istituto di Fisica Nucleare a Catania e lì trovo tanti laboratori con tanti finanziamenti e tante possibilità di poter andare avanti negli studi. Vinco le borse di studio, progetto sistemi di automazione per quanto riguarda parti di esperimenti di fisica nucleare e mi trovo a viaggiare Europa, collezionando titoli a destra e pubblicazioni a sinistra, fino a quando a un certo punto, sempre con il nodo alla gola alla mia terra, decido di voler tornare in Sicilia e quindi lì creo un'azienda proprio da zero, un SRL di cui la quasi totalità è mia, e diventa una sfida contro un mondo allucinante. C'è un'azienda fatta senza fondi, dal nulla, che vuole fare solamente ricerca e sviluppo. Devo dire che per 10 anni questa azienda è riuscita a incrementare pian piano il suo fatturato, portare avanti delle bellissime idee, tutte quante pubblicate, con tutte le limitazioni di questo mondo. Limitazioni dal punto di vista finanziario, perché se andava in banca e ti diceva chi sei, non sei nessuno, niente. Richiesta di finanziamenti, vuoi 100 lire, devi dimostrare che ne hai 60, ma se io ne voglio 100, come faccio? Quindi alla fine è tutto fatto, tra virgolette, in casa, venduto ad aziende più grosse e buttata nel mercato con una visibilità pressoché nulla e con una vendita one shot. Cioè si passava da un progetto a un altro di mese in mese e quindi non si poteva consolidare quella che era una tecnologia, perché poi di fatto non c'era chi era disposto ad ascoltarci, diciamo così. Beh, questo discorso è andato avanti fino a quando poi non è subentrata la fatidica crisi, per cui quel minimo che si era fatto è stato totalmente facciato e tutt'oggi mi trovo a lavorare per un'azienda un po' più grossa della mia, che ha 70 dipendenti, quindi è una realtà non indifferente per la Sicilia, e lì sono il responsabile di ricerca e sviluppo. E anche lì purtroppo abbiamo nuovamente il problema di reperire i finanziamenti per portare avanti le nostre idee. Faccio una parentesi, con la mia azienda l'idea che ha funzionato paradossalmente era quella di progettare il prototipo a Siracusa, insomma, un'azienda di Siracusa, nei nostri laboratori che sono poco più di un appartamento, fare un accordo con le aziende cinesi o taiwanesi, un accordo per cui noi facevamo la progettazione del prototipo, loro ce lo producevano e poi lo si vendeva su due segmenti di mercato diversi, loro in Cina e io in Italia, perché comunque non avevo il potere di dire all'azienda taiwanese guarda, è un brevetto mio, mi devi fare 10.000 pezzi, poi mi dicevano senti, ma noi dobbiamo farci il nostro mercato. Quindi la mia domanda è perché non si deve riuscire ad attivare un meccanismo di collaborazione, quindi anche di filiera, ma anche verso i piccoli, che molte volte hanno delle idee molto brillanti, perché nascono dalla spontaneità, non da un carrozzone che negli anni si è ingrossato. Quindi, tornando all'esperienza di oggi, voglio dire, il problema più sentito è quello che non si riesce ad avere visibilità né con col mondo esterno né tantomeno con le altre aziende con cui possibilmente si potrebbero stringere delle collaborazioni per portare avanti delle idee molto molto belle. E credetemi, di idee belle ne abbiamo avute, ne faccio una per tutte. Antonello mostrava il piccolo drone che hanno progettato con la filiera, il lusso dire che nel 2006 ho progettato il primo UAV con tanto di documentazione che esposto nella riunione di Confindustria tenutasi lunedì scorso, per cui molto volte mi sono trovato ad avere una tecnologia potente nelle mani 10 anni prima e vederla poi 6 anni dopo nel mercato, e quindi è stato comunque uno spreco, perché questa innovazione che va buttata nel cestino e se utilizzata 10 anni prima, credetemi, dà una spinta a tutti quanti. Quindi quello che voglio dire oggi è ascoltate anche i piccoli, cioè dateci la possibilità di poter partecipare oltre a questo tavolo anche a riunioni, comunque a collaborare con aziende un po' più grandi. Tutto qua. Grazie.